Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Un buonasera a tutti dal Viano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. Ed un ben trovati a Matteo Francavilla. Buonasera Matteo. Buonasera. E Eliana Baccherini. Buonasera Eliana. Buonasera a tutti. Ecco, Matteo ed Eliana sono due volontari del gruppo operativo della Onlus Funima International, una Onlus che opera principalmente in Sud America, Argentina, Uruguay, Paraguay, ma da alcuni anni, specie dopo la crisi economica partita dal crack della banca americana Lehman Brothers del 2008, e si è sentita nella necessità di intervenire anche nel nostro paese, perché con quella data, come potete ricordare tutti, è iniziato un profondo declino economico, specialmente nelle regioni più deboli del nostro paese. Infatti la Funima ha cominciato ad operare in Sicilia. Ma Matteo ed Eliana operano invece in Emilia Romagna e cerchiamo di capire perché nel tempo le cose sono ulteriormente peggiorate e quindi l'intero nostro paese è sottoposto ad uno stress lavorativo economico molto accentuato, molto forte. Con voi, prima di arrivare a capire che cosa riuscite a fare, qual è il vostro contributo, la volontà di aiutare che avete nella vostra regione, prima cerchiamo di capire un poco le storie personali che vi hanno portato su questa strada. Partirei da te Matteo, tu qual è un po' il tuo percorso di vita e che cosa ti porta un po' a fare quello, oltre al tuo impegno, il tuo impiego personale, anche a dedicarti nel tempo libero agli altri? Dunque, allora mi presento, Matteo Francavilla, e il mio impiego principale è quello di fare il maresciallo dei carabinieri, quindi già anche come scelta professionale era sempre stata motivata da un discorso. Quando mi sono arruolato io c'era la pubblicità dei carabinieri che diceva carabiniere professione sociale, quindi ho intrapreso quella strada sempre con l'intenzione di fare qualcosa che potesse aiutare la collettività, il prossimo, quindi di mettermi al servizio degli altri. E da quell'esperienza poi, circa un anno e mezzo fa, ho conosciuto, diciamo, questa realtà, la realtà di Funima, che è inserita in un discorso anche molto più ampio di solidarietà, come dicevi prima, dall'internazionale anche al nazionale. E sempre con quello stesso intento di fare qualcosa per gli altri, insomma, in poche parole, perché condivido questo principio di mettermi a disposizione per gli altri. Quindi è un modo diverso di aiutare gli altri, quello professionale lo conoscono tutti, sanno come funziona. Quindi, certo. Invece questo ha dei principi diversi che sono molto più anche, diciamo, un po' spirituali, che è un valore aggiunto nelle intenzioni di aiutare gli altri.
Quindi, avendo conosciuto Funima e quelli che sono i suoi ambiti di operatività, conoscendo Funima, ho conosciuto anche il gruppo, che è un nutrito gruppo che c'è qui in Emilia Romagna, come in altre parti d'Italia ed anche all'estero dove opera. E qui in Emilia Romagna siamo un gruppo nutrito di circa, siamo anche quasi un centinaio di persone, tra tutti che a vario titolo facciamo vari tipi di attività, da quelle di diverso tipo, insomma, dalla raccolta fondi, da fare dei mercatini, delle qualsiasi tipo di attività che possa essere di aiuto agli altri. Ecco, va bene, guarda Matteo, tu già, e dopo entriamo nel dettaglio della vostra organizzazione. Comunque, diciamo, io condivido, sì, mi è piaciuto sentire che tu hai scelto già il tuo impiego con questo intento comunque di poter fare del bene, come alcune persone scelgono di fare il medico o l'infermiere o il vigile del fuoco, o sono professioni che comunque portano ad un forte contatto sociale, e da lì poi si capisce se si può fare anche di più di quello che il nostro lavoro ci permette. E per te, Eliana, invece, qual è un po' il tuo racconto di vita? Qual è il tuo lavoro? Quali sono anche stati gli studi o gli interessi che dopo ti hanno portato un po' su questa strada? Allora, io sono laureata in fisica e per tanti anni ho fatto la programmatrice di computer, poi dopo ho scelto di diventare insegnante, quindi per stare vicino ai ragazzi, perché sentivo che era un'attività più umana che stare davanti a un computer. E circa 20 anni fa ho iniziato un percorso interiore di crescita, perché mi sono resa conto che la vita materiale basta non mi rendeva felice. E quindi per tanti anni ho lavorato su di me, sono diventata insegnante di yoga, sono diventata Reiki Master, e una decina di anni fa ho intrapreso anche un percorso più spirituale, quindi oltre alla crescita, diciamo, psicologica, diciamo così, anche un percorso spirituale, e diciamo che cerco anche di aiutare gli altri a fare gli stessi percorsi, quindi diciamo che mi occupo di queste di crescita interiore e di spiritualità. E anch'io ho conosciuto Funima un anno fa, appena dopo Matteo, diciamo, e sapevo che appunto questi miei amici di Bologna avevano iniziato questa attività per il senza tetto, e più spinta dalla curiosità di vedere quello che stavano facendo, ho iniziato ad andare anch'io e ho continuato poi dopo ad andare in questa attività. Per quale motivo? Sicuramente perché è qualcosa di completamente diverso da quello che è il mio mondo, e quindi per fortuna, chiaramente, che non ho mai fatto l'esperienza di essere un senza tetto, e ho pensato e ho sentito che mi stava arricchendo molto questa esperienza, quindi devo proprio confessare che per me è stata quasi una scelta egoistica, cioè di andare a far vibrare alcune corde del mio cuore che ancora non avevano vibrato, e devo dire che ne ho ricevuto più beneficio io di sicuramente chiunque abbia aiutato in questa attività. Quindi l'ho fatto per questo motivo, diciamo che l'ho sentito come un arricchimento del mio percorso. Guarda, hai detto, parlando di aiutare gli altri come una scelta egoistica,
Mi hai fatto venire in mente un principio citato da Paramahansa Yogananda che diceva: in sostanza sempre facciamo qualcosa per noi. Quando facciamo qualcosa per noi attraverso gli altri, nella modalità del dono e non del prendere qualche cosa, ecco, quella sorta, tra virgolette, di egoismo, lui lo chiamava egoismo sacro. Avendo tu studiato fisica, anche sappiamo che la fisica quantistica ci insegna che è tutto uno. E forse una parte di noi che riusciamo a contattare ci fa capire che quando aiuto un altro in realtà sto aiutando quella parte, una parte nascosta di me stesso che ancora non conosco bene, ma in qualche modo funziona così. Una lezione di fisica quantistica la faremo in un'altra circostanza, però un poco di questa verità del mondo scientifico c'è anche in questo piano spirituale. In fondo tutto è unito, spirito, mente, materia sono gradi diversi di un'unicità di cui tutti partecipiamo. Se vuoi fare altre osservazioni, adesso mi è sorta questa cosa spontanea da quello che tu hai detto, se vuoi fare o se volete fare tutti e due osservazioni anche di carattere, di principio, così sono ben accette. Io adesso tornerei a te, Matteo, chiedendoti un poco, tu che cosa hai trovato? Tu ti sei unito ad un gruppo forse che già esisteva, che cosa facevano, come erano organizzati? Il gruppo all'interno dell'attività di Funino aveva dei progetti e chiaramente fa una serie di tante altre attività. E ad un certo punto, proprio come dicevi prima, di conseguenza anche delle crisi che si sono sviluppate, del discorso della pandemia che a un certo punto che ha prodotto anche nuove persone in stato di bisogno, è venuta fuori questa nostra idea comune di occuparci degli ultimi, di questi ultimi che si sono trovati in stato di forte difficoltà e quindi che sono poi i cosiddetti senza tetto, persone che hanno perso tutto nella vita, hanno perso il lavoro e insomma arrivano ad essere emarginati per varie ragioni. Quindi chi per il lavoro, chi per altri motivi, chi per problemi personali vari. E abbiamo messo su quindi questo, nello spirito di Funima, dei vari progetti per aiutare le persone, abbiamo fatto questo gruppo per cercare di aiutare appunto questi che sono emarginati, che sono in mezzo alla strada e spesso non hanno niente e nessuno. Quali sono, scusami, in specifico, quali sono le zone dove lavorate voi? Allora, come gruppo Emilia Romagna, con il senza tetto operiamo sia con un gruppo su Modena che un gruppo su Bologna. Noi, nello specifico, facciamo parte del gruppo di Bologna, quindi su tutta la parte della città metropolitana di Bologna. E ti volevo anche chiedere, tu tra l'altro facendo parte delle forze dell'ordine, così, queste persone, ecco, c'è una duplice domanda legata proprio al tuo lavoro un poco. Corrono dei pericoli queste persone che sono in questa situazione di così grande difficoltà e allo stesso tempo possono essere pericolose? Tu che esperienza hai avuto? Per l'esperienza che ho fatto io, perché ormai il progetto va avanti, che stiamo portando avanti, va avanti da un anno. Nella mia esperienza proprio personale, il rischio che queste persone corrono sono quelle connesse al disagio.
e a volte anche rapporti cioè anche problemi relativi ai rapporti che intercorrono fra loro, perché ci sono persone di diversi tipi, ci sono italiani per esempio, ci sono persone immigrate e intorno alle quali poi si apre un'altra parentesi, perché gli immigrati a un certo punto poi se perdono il lavoro si trovano in situazioni di disagio perché sono costrette a volte causa di forza maggiore ad entrare in clandestinità per il fatto che hanno problemi con i documenti e che quindi anche se vogliono per certi versi reinserire nel mondo lavorativo non lo possono fare, un po' perché manca e un po' perché non avendo i documenti non riescono a farlo. E quindi ci sono queste due tipologie, ci sono sia i nostri connazionali che gli stranieri, che magari sono arrivati qui con le buone intenzioni, ma poi si sono trovati di fronte a difficoltà che li hanno messi in condizione di non potersi più riprendere. Senti, da un punto di vista numerico, che cosa ci sai dire? Quale può essere il rapporto che voi incontrate tra italiani e stranieri? Ah, io direi 2/3 stranieri e 1/3 italiani. Italiani. Quindi sono due. E comunque una percentuale alta anche quella degli italiani, quindi, perché si capisce che lo straniero per forza di cose trovi maggiore difficoltà anche per le ragioni che hai esposto tu, ma che ci sia un consistente numero di italiani dice veramente la difficoltà che sì, la grande difficoltà che c'è. E ancora una domanda a te, come si salvano queste persone, per esempio dal freddo, che espedienti trovano, dove li incontrate voi? Allora, per quello che riguarda il discorso del freddo, noi interagiamo anche con le istituzioni, perché per esempio il Comune di Bologna, proprio per le stagioni invernali, ha approntato un cosiddetto piano freddo, perché ci sono anche dei dormitori a disposizione per i numeri che sono disponibili. E il discorso è molto ampio, cercherò di essere sintetico, perché il discorso di dove li troviamo è connesso anche al fatto che alcuni si appoggiano alle strutture, ma poi per ragioni di rapporti interpersonali anche interetnici, alcuni preferiscono non stare nei dormitori e quindi stare per strada. E quindi un po' i numeri, un po' dipende anche da loro, sono persone che poi a un certo punto vanno anche in difficoltà relazionali, di rapporti con gli altri, e ogni persona ha una sua storia, quindi noi dobbiamo inserirci nel dare quello che noi possiamo dare senza aspettarci un po' niente ed essere anche un po' distaccati per poterli aiutare. Comunque nel complesso ci sono le strutture delle istituzioni, quando questi o non vogliono o non ci sono posti per poterli ospitare in queste strutture, sono per strada, sono sotto i portici di Bologna e per strada, sono lì con il loro fagotto di cose, di effetti personali che noi cerchiamo di arricchire fornendogli, oltre a quando li prepariamo i pasti con i nostri giri di assistenza, e cerchiamo di dargli anche indumenti, coperte, perché quando fa freddo fa freddo. Certo. Quindi cerchiamo di supportarli in questo senso e cerchiamo di ascoltare le loro storie, che quando questi magari cambiano idea e vogliono rivolgersi all'istituzione, noi li facciamo da tramite e quindi cerchiamo comunque di fare in modo che di riuscire comunque a toglierli tra virgolette dalla strada, quindi dando il nostro aiuto anche come contatti, come supporto logistico di contatti con le istituzioni e con altre associazioni. Grazie. Il discorso è molto complesso, quindi non riusciamo a sviscerare tutto, magari. Beh, adesso
Beh, un po' di tempo ce l'abbiamo, adesso vediamo. Allora, Eliana, quindi esiste comunque anche un contatto con queste persone, proprio gli chiedete di che cosa hanno bisogno, che cosa pensano, se hanno bisogno, se li potete aiutare con un lavoro, esiste anche questo, come, cioè vi rapportate, sono persone con cui vi rapportate e se sono straniere come riuscite a farlo? Ecco, sicuramente l'obiettivo è di riuscire a rapportarci con loro. Questa cosa però non è sempre facile, soprattutto perché ci sono appunto tanti stranieri che non sanno bene l'italiano e spesso non lo sanno per niente. Alle volte anche solo quando gli chiediamo che taglia porti per dargli i pantaloni, ci dicono delle taglie impossibili che non esistono. Quindi vuol dire che non hanno compreso la domanda, ovviamente. Oppure anche solo gli diciamo hai fame? Dicono sì, ti do, vuoi il panino? Dicono di sì, poi dopo glielo dai e dicono no, cioè, e quindi possiamo capire che non hanno capito le domande che gli abbiamo fatto, ok? Quindi diciamo che rapportarsi con loro non è sempre facile per la difficoltà linguistica. Io una volta ho visto un ragazzo appunto che viveva per la strada che si era impegnato tantissimo a imparare l'italiano, quindi qualcuno, non noi, gli aveva fornito un libro che si dà alle elementari con i disegni, imparare a scrivere, a leggere. Questo vuol dire veramente una grande volontà di integrazione nel paese in cui sei emigrato, perché era straniero ovviamente, ma non tutti hanno questa volontà o hanno le forze per farlo, perché bisogna anche essere in forze. Quindi noi cerchiamo di stabilire un dialogo. È chiaro che l'obiettivo finale è quello di aiutarli a smettere di stare nella strada, però è un obiettivo veramente difficile da realizzare. Cerchiamo di farlo, Matteo, adesso vi può raccontare meglio lui perché se ne è occupato, cerca anche di trovare un lavoro per chi è in grado di lavorare, perché non tutti sono in grado di lavorare, perché ci sono persone che stanno anche proprio male fisicamente e quindi non sarebbero in grado, e anche chi vuole lavorare, okay? Quindi certo. Questa emancipazione ve la può raccontare meglio Matteo di quello che posso fare io. Io vi posso solamente dire che con chi parla italiano e quindi riesco anch'io a comunicare senza fatica, cerco sempre di fare almeno due chiacchiere, anche se mi sento sempre molto inadeguata. Ecco, ma mi piacerebbe fare di più. Scusami che ti chiedo, quando cerchi di parlare con loro, trovi che volentieri rispondono, sono schivi, perché in genere sono anche persone che si chiudono dopo alla fine? Chiaramente ci sono di tutti i tipi, ci sono persone che non vogliono parlare con te e persone che invece magari è l'unica conversazione che fanno nell'arco della giornata e quindi hanno voglia di parlare e di interagire. Dipende dalle persone, ecco. Sì. Anche perché vivono una vita difficile e non tutti sono di buon umore quando andiamo a portargli il pasto e magari, anche se magari accettano volentieri e ringraziano, però poi vogliono chiudere la conversazione. Senti che ti chiedo, un po' la vostra organizzazione giornaliera o settimanale o mensile com'è? Come vi muovete, come vi finanziate, che cosa portate, come fate, come siete organizzati? Allora, innanzitutto siamo in diversi, siamo almeno 12-15 persone che facciamo a Bologna, che facciamo questo servizio e quindi ci dividiamo anche le giornate. Attualmente stiamo facendo un giorno alla settimana che cambia, perché o facciamo il giovedì o il sabato,
perché ci siamo coordinati con le altre associazioni in modo da non sovrapporci. In alcuni periodi invece abbiamo fatto più giornate perché erano scoperte dalle altre associazioni, quindi l'importante è coordinarci perché le persone che aiutiamo hanno l'esigenza di mangiare tutti i giorni, quindi dobbiamo garantire un servizio continuativo ovviamente. In aree che sono più o meno sempre le stesse allora? Sì, noi ci occupiamo del centro di Bologna, quindi andiamo in centro fino alle porte, ai viali, non so, per chi conosce Bologna, che diciamo comunque è il centro storico di Bologna, che è un'area abbastanza grande. Probabilmente ci saranno altri senza tetto molto in periferia, ma non abbiamo mai fatto. Ci autofinanziamo, quindi compriamo i pasti, compriamo il cibo, e lo cuciniamo un po' a turno, anche se ci sono persone che lo fanno più spesso di altri, fa di noi, ma va bene, chiaramente certo. Siamo tutti volontari. E mentre invece per i vestiti, prendiamo vestiti che ci donano, okay? Quindi non compriamo niente, tranne in alcuni momenti che ci chiedono dei vestiti come la biancheria intima, quindi slip, canottiere, calzetti, che chiaramente non ci vengono donati perché non è un bene che viene donato, perché una volta che uno l'ha consumato lo butta ovviamente. E le scarpe c'è sempre bisogno, sì. Quindi alle volte diciamo compriamo alcuni vestiti di cui ci chiedono che non ci vengono donati. Il cibo lo compriamo tutte le volte, lo cuciniamo, lo prepariamo, facciamo le buste e poi dopo lo portiamo appunto in senza tetto e contestualmente gli chiediamo se hanno bisogno appunto di vestiti principalmente o di coperte o anche altri beni che ci hanno chiesto, come le mascherine per esempio, che adesso senza una mascherina non si va da nessuna parte. Quindi ci hanno chiesto anche le mascherine, ma anche altri oggetti come la lametta per farsi la barba. Ok, adesso certo. Queste mi può spiegare meglio Matteo, diciamo, la parte tecnica, perché lui è il nostro coordinatore del gruppo. E allora adesso gliela chiediamo insieme anche all'aspetto lavorativo che prima aveva accennato Eliana, che è anche un aspetto importante per quanto già capiamo anche che non è poi così facile. A te Matteo. Dunque tecnicamente diciamo tutto il progetto non è finalizzato soltanto, diciamo, alla mera assistenza di quel momento. Dietro c'è anche, essendo un progetto di Funima, Funima fa sempre dei progetti che comunque vogliono portare un po' più lontano, vogliono cercare di portare un cambiamento nelle cose, non è un aiuto solo immediato. Quindi all'interno di questo progetto noi ci siamo mossi coordinandoci con le altre associazioni e un po' ci piace dire per merito nostro, perché prima che cominciassimo ad inserirci in questo contesto tutte le associazioni uscivano il giorno che loro avevano deciso e a volte ci è capitato di incontrarci e sovrapporci con altri. Finché un giorno che ne abbiamo incontrato una in particolare, un'altra associazione, e ci siamo chiesti se era possibile coordinarci a questo punto. Certo. E in occasione della partecipazione nostra ad un incontro con i servizi sociali del comune, quelli che poi organizzano il piano freddo, hanno le strutture anche per poterli ospitare, e ci siamo detti ma perché non coordinarci, almeno evitare che una sera ci sono due associazioni che portano da mangiare e una sera nessuno. E da lì un po' è venuta a noi l'idea, abbiamo fatto uno schema per
In occasione dell'incontro con tutte le altre associazioni ho preso i contatti e li ho chiamati. E quindi poi uno per uno li ho chiamati e ho detto: ma voi quando uscite, quando, che tipo di servizio fate, dove operate? E ho fatto uno schemino, ma pratico, giusto per organizzarci anche noi, per sapere se dobbiamo uscire due volte, una volta, tre, quello che serviva. Da lì è venuta fuori questa idea, perché io poi l'ho condiviso, l'abbiamo noi, l'abbiamo condiviso con gli altri, questo schema, e da lì un'altra associazione che già era sul territorio, ci siamo sentiti e loro hanno detto: ma perché non lanciamo un progetto, quindi un progetto comune? Che noi naturalmente il nostro obiettivo è di sviluppare questo progetto, di strutturarlo, e quindi l'abbiamo fatto con piacere. Ed è nato questo progetto che si chiama Progetto Insieme, dove abbiamo fatto già tre incontri con le altre associazioni, da questa idea che abbiamo avuto, e c'è stata anche una grande adesione. Perché ci sono diverse associazioni che ospitano, che operano, cioè in diversi ambiti. Sono quelli specializzati sull'immigrazione, sulla prima accoglienza, ci sono delle associazioni che sono più organizzate per il supporto a mamme in difficoltà e bambini, e quindi noi all'interno del nostro gruppo Emilia Romagna ci occupiamo dei senza tetto, ma c'è anche una parte del nostro gruppo che opera principalmente su Ferrara, ma interagiamo, noi supportiamo loro, loro supportano noi, e quindi sì, alla fin fine ci piace pensare che noi comunque operiamo sull'Emilia Romagna. Le certo. Sensibili sono qui, ma operiamo sull'Emilia Romagna. E quindi ci sono associazioni che si occupano più di supportare mamme magari che sono sole con i bambini, perché c'è anche il discorso che noi, a parte senza tetto, che a noi interessa molto e ci sentiamo molto toccati col cuore anche per il discorso dei bambini, e per il presente e anche per il futuro, ma non divaghiamo. Quindi tutte queste varie associazioni ci siamo incontrati, perché c'è chi si occupa soltanto di vestiti, chi solo di cibo, e chi cibo tutte e due come noi, e chi, anzi noi, in altre zone anche mamme e bambini, eccetera. E quindi c'è questo progetto che sta prendendo forma, in modo da strutturarci e supportarci tutti quanti. Nel momento in cui saremo operativi, diciamo, avremo un centro di coordinamento, che sia una chat, che sia un altro sistema internet di collegamento, in modo da poter coordinare tutti questi sforzi, in modo da renderli più efficaci, perché alla fine se siamo efficaci ne beneficiano tutti, compreso chi è stato in situazione di disagio e di bisogno in primis. E quindi forse anche in questi collegamenti potrà essere anche in futuro più facile trovare qualche spunto di lavoro, qualcuno che conosce, cioè trovandovi in tante associazioni magari vengono fuori anche più possibilità. L'insieme è sempre maggiore delle parti, no? Dell'insieme delle parti. Chiaramente l'obiettivo è proprio quello. E quindi all'interno del supporto, però, tutti quanti ci siamo prefissati, perché l'associazione con cui ci siamo rapportati, che nel seguito dell'incontro poi è nata questa idea che si sta sviluppando, e abbiamo condiviso subito il discorso che l'obiettivo che abbiamo noi e che avevano anche loro, che era quello di cercare di essere incisivi ed efficaci sull'emancipazione. Quindi di aiutare queste persone fino in fondo, cercare, come diceva anche Diana prima, di toglierli dalla strada, chiaramente. Il progetto è finalizzato a quello, non a un semplice assistenzialismo. Certo. E quindi all'interno, fra tutte le idee, c'è anche l'idea, per esempio, di chi ha ancora la possibilità, le forze e la voglia di mettersi in discussione, di emanciparsi, e di ritornare nel mondo del lavoro, quindi da ricollocarlo in una struttura abitativa che faceva l'altra associazione. Noi siamo partiti con l'idea di cercare un lavoro ed abbiamo già anche raggiunto qualche obiettivo. Per il momento
ancora minimo, quindi siamo riusciti anche a trovare il lavoro a qualcuno. Altri siamo riusciti ad aiutarli per rimettersi un po' in pista e ritornare nelle famiglie. Quindi il progetto insieme vuole creare questa struttura dove ogni associazione dà il meglio di sé per le sue specificità e gli ambiti di operatività per cercare di arrivare ad un di raggiungere, come dire, un obiettivo più ambizioso. Beh, è molto bello questo che dici, e poi anche tu accennavi al fatto che avete trovato qualche lavoro, anche se poco. Però diciamo, anche quando ne trovi uno, quello vale mille per la persona, perché se lo vive sulla pelle, quello è un regalo immenso per chi lo trova. Senti Eliana, ti volevo chiedere, si trovano anche donne che sono in queste situazioni difficili? Allora, per fortuna ce ne sono pochissime, perché per una donna sicuramente rimanere per la strada è molto più rischioso che per un uomo, e anche più difficile, anche solo per una questione di igiene, okay? Certo. Le donne, anche solo andare in bagno è diverso che per un uomo, diciamo. Certo. E quindi ce ne sono pochissime, io me ne ricordo solamente due che erano e sono probabilmente con i propri compagni, però. Perché una donna da sola per la strada non ci può stare, cioè è troppo in preda ai pericoli. E per fortuna a Bologna ci sono molte associazioni che accolgono appunto solo le donne, perché diciamo non per discriminare, ma perché sono quelle che hanno più bisogno di essere tolte dalla strada. E quindi da questo punto di vista ci sono un sacco di molte strutture che accolgono le donne, che quindi possono andare nei dormitori anche se sono senza tetto. Quindi insomma questa è una buona notizia. Certo. E ti volevo anche chiedere, i vostri familiari come vivono un poco le vostre scelte? Beh, io sono single, non ho familiari, quindi. E quello che conosci delle persone intorno a te, come ti sembra? Allora, sicuramente alle volte c'è un po' di gelosia nel momento in cui una mamma dedica del tempo a degli estranei e lo toglie chiaramente alla famiglia, però io credo che l'esempio che noi possiamo dare anche ai nostri familiari sia di grande aiuto per tutti, perché noi siamo esseri spirituali e se ci chiudiamo nel nostro egoismo non possiamo che vivere una vita arida, okay? Quindi alla lunga il buon esempio coinvolge anche i familiari. Ecco, certo. Io personalmente diciamo ho mio papà, una cugina, diciamo come 11 familiari, e io racconto loro quello che faccio senza stimarmi, semplicemente per informarli, e vedo che ogni tanto mi guardano un po' perplessi, ma anche riflettendo su quello che gli racconto. E quindi credo che spargere semi sia sempre importante. E poi l'esempio rimane sempre la base, gli altri sono liberi di dire sì o no, l'importante è dare l'esempio ed è quello che muove di più, secondo me. Senti Matteo, dal punto di vista, prima accennavi appunto a questo nuovo coordinamento che state facendo, la tua impressione delle istituzioni qual è? C'è un sentire coinvolto in queste situazioni degli ultimi, dei senza tetto, eccetera, o
si può fare di più? Come la vedi questa interazione con i servizi sociali e anche un po' con le altre associazioni, immagino anche cattoliche, che ce ne siano sul territorio? Allora, per quanto riguarda le istituzioni, lo fanno veramente in maniera istituzionale. Con questo cosa voglio dire? Che tutti i comuni un po' hanno comunque la parte del welfare che si occupa dappertutto. Bologna è un po' più sensibile da questo punto di vista, devo essere sincero, quindi c'è una tradizione nel sociale abbastanza consolidata, però nonostante ciò comunque viene gestito un po' in maniera burocratica. Questi sono tipi di attività dove effettivamente ci vuole anche il cuore, ci vuole uno spirito, come dire, io lo posso chiamare con il suo nome, ci vuole uno spirito cristico, ci vuole una considerazione verso il prossimo che ti fa agire in un altro modo, ti fa prendere l'impegno con dedizione dovuta proprio al sentire di cuore di voler aiutare gli altri. Però le istituzioni ci sono, hanno la loro tradizione e questo progetto che coinvolge parti sia, come dire, di estrazione religiosa, ci sono componenti cattoliche, che tante associazioni laiche. E quindi il fatto che del progetto nuovo può dare una spinta anche alle istituzioni, perché effettivamente nell'ultima riunione che abbiamo fatto abbiamo chiesto la partecipazione proprio di un rappresentante del comune appena neoeletto, la quale ha apprezzato molto questo discorso progettuale e ha dato molta disponibilità per quello che può essere il contributo che può dare proprio l'istituzione. Hanno dato grande disponibilità a questo progetto perché lo hanno riconosciuto come una cosa che è un impulso nuovo, mi permetto di dire, un impulso un po' nuovo, una gestione nuova. Si sono messi a disposizione. Le strutture, le loro strutture ci sono da sempre, però a un certo punto, come dire, tra virgolette, per loro è un lavoro. I dipendenti dei servizi sociali ovviamente sono portati a fare questo tipo di lavoro, altrimenti non lo farebbero. Certo. Io non sarei andato a fare perlomeno io il mio lavoro se non avessi avuto quella predisposizione di servizio. E quindi comunque è importante che ci siano, però per loro è un lavoro, anche se è un lavoro di dedizione, ma è un lavoro. Mentre l'impulso che possono dare le associazioni, le altre associazioni, compreso noi, nel supportare e animare questo progetto, è un po' animato anche dal cuore, dalla nostra volontà di solidarietà, dal nostro spirito operativo che contraddistingue Unima e in cui noi ci identifichiamo. Certo, grazie. L'istituzione può essere sollecitata da noi e per il momento si sono messe a disposizione. Poi è chiaro che il progetto va strutturato, perché l'ultimo incontro abbiamo fatto un po' un calcolo che abbiamo raggiunto un totale di 22 associazioni, dalle Suore di Madre Teresa di Calcutta a noi, a un'associazione laica, ad un'associazione che dall'istituzione, dalla regione riceve anche finanziamenti per la formazione che opera nel terzo settore e riceve finanziamenti in quel senso, e si è messa a disposizione per supportare le altre associazioni. Grazie. È un insieme che può dare dei risultati molto interessanti. Grazie Matteo. Senti Eliana, ritorniamo un poco all'inizio. Questa è una domanda un po' per tutti e due, perché è un po' il cuore delle cose. Già lo accennavi all'inizio, che cosa ti senti comunque di dire, di aggiungere su che cosa
può dare, su che cosa può venirci personalmente dal dedicare un po' di tempo agli altri, cercare di essere d'aiuto? Beh, noi viviamo, diciamo, in una società che abbiamo tutto, cioè almeno nel senso noi che diamo una mano agli altri. Condividere quello che abbiamo con chi ha meno, io penso che sia un atto dovuto, cioè non aiutare il fratello che è più indietro di noi, che ha meno di noi, che ha compreso meno anche come, diciamo, come si vive in qualche modo, è un atto dovuto, perché io sono stata aiutata e quindi è giusto che aiuti a mia volta. Per me è un po' come un pagamento di un debito, è come ridare indietro quello che ho ricevuto. Questo, diciamo, in generale per quello che riguarda l'aiuto alle persone. Con il senza tetto c'è un grande insegnamento. Nel momento in cui ci sono persone senza tetto che ci avviciniamo e gli chiediamo hai bisogno di qualcosa, ci rispondono no grazie, non ho bisogno di niente, che non hanno niente. E io quando mi rispondono così rimango sempre, diciamo, colpita dal fatto che io ho tante cose, tantissime, e loro sono a posto così che non hanno niente. Quindi è veramente un grande insegnamento quello che ci possono dare alcuni di loro. Specialmente in una società dei consumi che ti presenta mille cose che soltanto vederle ci sembrano necessarie e che in realtà... Anche solo a pensare quanti vestiti ho. Io ho due armadi di vestiti, l'armadio invernale e l'armadio estivo, e loro hanno i vestiti che indossano e quelli che gli diamo noi, che dopo, insomma, per cambiarsi, quindi se hanno due paia di vestiti è già molto, invece io ho due armadi invece che due paia di vestiti. E poi dopo devo dire che anche collaborare appunto nel nostro gruppo con i nostri amici nel fare questo servizio mi dà molto, perché ci incontriamo per fare qualcosa di utile, non ci alle volte ci incontriamo anche solo per andare a mangiare la pizza insieme, lo devo confessare questa cosa, però non è, cioè, non è divertimento quello che facciamo, noi ci incontriamo per fare qualcosa di utile, di profondo. E quindi, anche se queste persone non le conoscevo, è un anno che le conosco, quindi sono diventati però amici in un altro termine, perché non sono persone che ho scelto, ma sono persone che come me hanno uno scopo utile nella vita, e quindi è un modo di rapportarsi diverso. E questo, anche questo mi ha dato molto, cioè collaborare con il gruppo di Bologna per il senza tetto a me ha dato un modo diverso di fare amicizia, ecco. Guarda, mi fai sorgere due osservazioni con quello che hai detto. Il primo è quello di trovarsi insieme per mangiare una pizza, non crea quello che diremo il divertimento, come potrebbe essere, non so, l'andare in discoteca, l'andare a ballare, l'andare, ecco, fare queste cose, ma crea comunque felicità nello stare insieme, nello scambiarsi, nel rapportarsi gli uni con gli altri, crea sicuramente felicità. La seconda riguarda quello che hai detto all'inizio, che ti senti comunque o tanto, e in qualche modo mi sento nell'animo di dover dare, restituire qualcosa. E io mi ricordo delle parole di Alex Zanotelli, che diceva, questo sacerdote che ha vissuto tantissimi anni a Corococcio, quella zona
una bidonville, ecco, diciamo, di Nairobi, della periferia di Nairobi, Alex Zanotelli faceva capire: non è un peccato se sei ricco, ma se sei ricco devi condividere, devi condividere. Ecco, la stessa domanda la faccio un po' anche a te, Matteo, per chiudere. Per te che cosa puoi aggiungere a quello che un poco hai già detto? Ma io mi aggancio proprio a quello che ha detto Liana riguardo al nostro incontro, al nostro gruppo, tutto il gruppo, perché dietro di noi c'è il supporto di tutto il nostro gruppo dell'Emilia Romagna, anche se qui siamo una quindicina che facciamo questo tipo di servizio. Io mi sento proprio arricchito, mi sento che ho trovato il mio posto, perché quello che noi facciamo, Eliana diceva che è dovuto, io aggiungo che è essenziale, per chi, anche per chi fa un certo tipo di percorso e a un certo punto di vista della vita, io ritengo quello giusto, quello della solidarietà, della condivisione con gli altri. Quindi per me, tu parlavi di andare in discoteca, io da quando seguo questo percorso, faccio parte di questo gruppo, non esiste neanche più la discoteca. No, non vedo che senso possa avere. Certo, rispettiamo gli altri, perché chi ancora sente bisogno di farlo. Per me i momenti speciali sono quelli che vivo quando sono insieme al gruppo, quando sono insieme agli altri, e mentre facciamo questo tipo di attività, che ci incontriamo fra noi, che ci organizziamo per fare queste attività di solidarietà. Perché io ritengo che la nostra vera natura, la natura umana, che non sia distratta, che non sia in vibrazioni diverse da quelle positive, è questa: partecipare in una società e per portare un cambiamento in senso positivo, e non può che essere in senso di solidarietà e condivisione. Di condividere quello che abbiamo, ognuno condivide quello che ha, ma farò una battuta che può magari sembrare un po' semplicistica. Alla fine io direi che i soldi meglio spesi sono quelli che noi utilizziamo per aiutare gli altri, perché se noi gli diamo uno, sappiamo che tra l'altro, ma non lo facciamo per quello, noi non ci aspettiamo niente in cambio. Ci arricchiamo già dell'esperienza, l'esperienza ci dà già tantissimo. Sappiamo che c'è chi poi ci darà 100, ma non lo facciamo per quello. Veramente quello, il tempo e le risorse che noi impieghiamo per cercare di rendere un po' migliore la società, di dare il nostro contributo, per risolvere per quello che possiamo i problemi, è già la più grande ricchezza. Quando Gesù diceva non di solo pane vive l'uomo, in realtà certo lui si riferiva certamente a quelle energie sottili che esistono nel cosmo, le forze eteriche di cui è pervaso l'universo e a cui l'uomo può accedere, e che sono energie che appartengono a Dio. Ma appartiene a Dio anche questa sottile energia vibrazionale, che è quella che viene proprio dall'aver provocato un sorriso, dall'aver risolto il problema a qualcuno. Non pensi neanche che devi mangiare, non pensi neanche che hai speso qualcosa, ti senti sollevato da terra da una forza sconosciuta che ti ripaga anche se tu non vuoi, quindi proprio sei ripagato
da una forza sconosciuta, no? E questo è bello comprenderlo dalle vostre parole. Sentite, mancano giusto 2 minuti, abbiamo finito completamente l'ora. Per chi volesse unirsi a voi, volesse provare così, sentisse il bisogno di partecipare anche lui, che consigli potete dare, che riferimenti potete dare? Beh, i riferimenti che possiamo dare è senz'altro il contatto, perché attraverso il contatto poi, insomma, possiamo spiegare, possiamo dare disponibilità, possiamo, perché dipende dove si trovano le persone che vogliono avvicinarsi a questo tipo di realtà, oppure che vogliono sapere qualcosa in più, più tecnico rispetto a quello che facciamo. È molto semplice, sul sito di Funima, che è funimainternational.org, in fondo alla home page c'è il link per i contatti. Bene. Chiunque si può mettersi in contatto con Funima, che poi, con cui ovviamente abbiamo il contatto diretto noi, poi Funima eventualmente darà un contatto personale con chi può dare questo tipo di supporto. Quindi andando sul sito di Funima, in fondo alla pagina c'è contatti, si aprono i contatti e uno lì può comunicare che intende conoscere, intende aderire al discorso di progetti di solidarietà vari, tra gli altri che ha Funima, e tra i quali c'è anche questo progetto per l'assistenza e l'emancipazione dei senza tetto. Ecco, un'ultima riflessione. Come associazione, tu che cosa, o anche tu Eliana, che cosa vi sentireste di dire rispetto al Funima? Che cos'è che vi convince di questa associazione? A me convince molto il fondatore, che è Giovanni Bongiovanni, perché è una persona contemporaneamente spirituale ma molto molto concreta, organizzata, e per me, che sono una persona che vuole tenere i piedi per terra, questa è una cosa importante. Grazie Eliana. Per te Matteo? A me convincono molto i principi, oltre al presidente, che comunque li rende possibili tutti questi progetti, con quello che ha detto Eliana Dessas. Adesso, con questo incontro tra lo spirituale ed il pratico, mi convincono molto i progetti, che sono progetti comunque non nell'immediato. Qualsiasi progetto ha sempre un ampio respiro. Quindi sono progetti che hanno uno sviluppo che poi si struttura e quindi sono molto concreti e pragmaticamente sono portati tutti avanti con serietà, con sostanza e lungimiranza. Quindi i principi che animano la Funima, che sono quelli di voler portare un certo cambiamento, di voler cambiare quelle situazioni, quelle di lavorare anche sulle cause, diciamo, delle cose, e non solamente sugli effetti. Ecco, ricordiamo che il presidente della Funima è Giovanni Bongiovanni, che è anche figlio di Giorgio Bongiovanni, come accennava anche Eliana, è una persona, Giorgio Bongiovanni, estremamente concreta, il direttore tra l'altro della rivista, fondatore della rivista Antimafia 2000, e allo stesso tempo una persona che vive una profonda esperienza spirituale, perché è uno stigmatizzato. E quindi diciamo la concretezza e la laicità del lavoro di Funima, insieme alla spiritualità del cuore che sempre ci vuole in queste azioni. Io vi ringrazio tantissimo Eliana, Matteo, per
averci dedicato del tempo e per averci spiegato che cosa fate, magari facendo suscitare qualche cosa in chi ci ascolta e ci ascolterà. Grazie tanto, buonasera a voi. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.